buonasera a tutti, siamo giunti alla decima puntata, la prima puntata con il post voto. Abbiamo già avuto il primo turno di elezioni il 31 maggio, avremo il ballottaggio il 14 giugno, al ballottaggio ci sono, come sicuramente ben sapete, Francesco Ranieri e Stefano Pagano. Dobbiamo innanzitutto salutare chi mi accompagna in questa avventura di queste trasmissioni, ovvero Antonio Carillo e Salvatore Annunziato. Allora, innanzitutto volevo capire un attimo, quella famosa corsa al nuovo ippodromo di Tersigno si fermò, ci fu un'interruzione, Salvatore, come pensi che sia stata ripresa? Praticamente dobbiamo riprenderla questa corsa, perché credo che adesso ci siano due cavalli ancora in gioco, ma da quello che mi è parso di capire qua, da una corsa al galoppo si sta trasformando in una bella corsa al trotto con tante di carrozzelle, e vedo che ci sono parecchi che tendono di salire sulla carrozzella dei vari fantini. Risulta anche a te, praticamente questi due cavalli sono diventati due cavalli, 5-6 fantini. Ciao a tutti, Giucio, ciao Salvatore. Abbiamo lasciato quindi la corsa con quell'interruzione sulla linea dell'Itare e quindi non riuscimmo a vedere il finale. Praticamente sono rimasti solamente due cavalli in corsa, se ricordo bene Old Mation e Monacone, mentre tutti gli altri saranno adesso nella scuderia per riposarsi. Però è chiaro che adesso comincia un'altra corsa, una corsa diciamo a trotto, dove praticamente chi farà la mossa più giusta probabilmente siederà sulla parte più alta di podio. Abbiamo visto Fantini in movimento in questi giorni, abbiamo visto i vari cavalli che erano stati sconfitti ancora di più in movimento, qualche cavallo strattonato per la coda diciamo dai cavalli in corsa, qualche altro cavallo non preso proprio in considerazione dai cavalli ancora in corsa. Penso che da qui a qualche altro giorno ne vedremo ancora delle belle, caro direttore. Allora, che ne pensate di questi fantini che hanno partecipato a questa prima fase della gara? Più che i fantini che hanno partecipato, io vorrei spendere qualche parola sui cavalli. Abbiamo detto subito che Caramella si è fermata subito dopo la partenza ed è stato praticamente subito problemi tecnici, quindi si è infortunata subito e non è andata oltre. Ma Little Star se l'è giocata, e come se l'è giocata questa corsa. Un applauso va a Little Star, perché nonostante una scuderia molto debole, da quello che ho capito, lei ha avuto un risultato eccellente, infatti, e tra l'altro giovane puledra, e quindi ancora non mi fa ridere, ancora di più va sottolineato questo risultato, perché era ad una sua prima corsa, se ho capito bene. Di sicuro adesso però, oltre ai cavalli, dobbiamo guardare ai fantini, perché pare che questa corsa a trotto con questa carrozzella ci sta qualche fantino che vuole entrare, qualcuno che vuole per forza salire sul carro, qualcun altro che lo vuole, qualche cavallo che sta cercando di disarcionare anche il suo fantino, ti risulta? Mi risulta, però un poco di autoesaltazione, caro direttore. Noi avevamo detto che Furia e Sim Salamino stavano recuperando e stavano andando alla grande, e sono state veramente le vere sorprese di questo Gran Premio. Complimenti a Furia e a Sim Salamino, soprattutto a Sim Salamino, che qualcuno nelle ultime battute pare che stava leggermente accantonando. Per quanto riguarda i fantini, io vedo un movimento, perché poi ci sono state delle sorprese. Abbiamo visto fantini che pensavamo potessero avere un ruolo determinante in termini di apporto al proprio cavallo e alla, che invece sono stati delle forti delusioni, praticamente sono scappati via dalla corsa in un certo senso. Trisce Alfandino Senatore pare che a un certo punto è come se si fosse completamente ritirato, perché per la prestazione che ha fatto è poco più di un ritiro a metà gara, praticamente, come mi sento di vederla io. Però poi abbiamo avuto fantini che per la prima volta si misuravano con questo Gran Premio, che hanno fatto bellissima figura, e altri fantini invece che fino alla fine volevano stare in gara, non volevano stare in gara, alla fine non si è capito cosa hanno fatto, pare che non abbiano sostenuto neanche il loro cavallo, caro direttore, siano saltati su un altro cavallo. Uno scoop che insomma sensazionale. Che facciamo? Ci aspetteremo una nuova gara emozionante per questa prossima gara di questo nuovo ippodromo a Tersigno? Questa sarà una bella gara di fondo, perché parte oggi diciamo, e ci vorrà un bel tempo, perché durerà fino al 14, 10 giorni nella nostra trasmissione daremo le nostre quote su questi due cavalli, quote
puntate che potremo anche cambiare di volta in volta, perché poi sentendo l'umore, vedendo le scommesse, potremo cercare di capire qual è questo cavallo più favorito rispetto agli altri, e quindi possiamo anche cambiare in corsa le nostre scommesse. Certo è che stasera, prima di finire la trasmissione, dritto e rovescio la loro quota dovranno darla, non diranno chi, ma daranno le quote per le puntate, per sapere chi è più avvantaggiato e chi è meno avvantaggiato su questa corsa. E vorrei dare anche qualche quota su qualche fandino, o meglio su qualche cavallo che non è arrivato fino alla fine, ma che ha fatto un risultato eccellente, lo abbiamo riconosciuto tutti, sia Furia che Simsalabim, per capire i fandini di questi cavalli dove si stanno posizionando. Sì, ma Antonio, prima di passarti il microfono, ma io volevo tralasciare almeno alla prossima il discorso che ci può essere anche qualche fandino che, anche se non sale sul cavallo, ci può essere anche qualche spinta, insomma, da dietro per cercare di far viaggiare più veloce il fantino in gara, insomma. Secondo me in questa fase, per i cavalli che hanno fatto una bellissima figura al Gran Premio scorso e che si apprestano magari a dare un contributo al prossimo Gran Premio, se non c'è fieno in cascina, secondo me si fa ben poco, caro direttore. Quindi la sensazione è che se non si porta fieno alle scuderie di Furia e di Simsalabim si potrà fare ben poco, però vedremo. Intanto Old Mation e Monacon si giocheranno quindi questa partita, e ovviamente Salvatore riconoscerà che adesso siamo di fronte a un Gran Premio nuovo, quindi, come direbbero diciamo gli amanti del calcio, si riparte da 0-0, e quindi partita tutta da giocarsi. Questo punto per lasciare finalmente campo ad altro, che la partita sia da giocare lo dimostrano i risultati delle regionali, dove qualche cavallo forse aveva qualche problema se si potesse presentare o meno, ma alla fine, pur se non era tra quelli dichiarati presentabili, abbiamo visto che invece Yes Wichens ha fatto una grandissima figura, come lo chiamano gli amici salernitani, Vicenza a Fondan, ha messo una bella Fondan anche a Santa Lucia. Ma infatti adesso ci sarà la Fontana di Vincenzo a Santa Lucia, il quale già si è messa all'opera, oggi già lo sentivo per radio, e dava speranze, diciamo, ai cittadini campani su probabili sanatorie edilizie, quindi ha già compreso quali sono le esigenze di questa regione, probabilmente, e quali sono probabilmente i serbatoi di voti. Per quanto riguarda i fantini regionali, anche lì abbiamo delle sorprese, e vediamo che ci sono stati assessori trombati, diciamo, della Giunta Caldoro, e ci sono stati altri assessori che, nonostante abbiano speso le nostre bellezze paesaggistiche per essere eletti, si ritrovano adesso a fare i consiglieri regionali di opposizione, quindi praticamente non potranno più gestire quel patrimonio, ma dovranno magari andarci da turisti. Poi, per quanto riguarda regionali, abbiamo avuto qualche candidato, mi sembra, di qualche comune limitrofo che si è distinto per un bel risultato, un bel numero di voti, e sia entrambi, se non mi sbaglio, però con Caldoro come candidato alla presidenza, mentre non c'era nessuno per Vincenzo De Luca. No, adesso devo interromperti perché abbiamo un eletto delle nostre vicinanze con Drovesh, mi cadi proprio tu, è un piccolo caso, è un casillo, e tu mi fai il caso. No, perché ci ha mandato un po' in confusione durante la campagna elettorale, non sapevamo se era candidato con Caldoro, col PD, con Vincenzo De Luca, però è vero, anzi no, sono state tre eccellenti risultati, di cui uno è anche consigliere regionale, forse il più eletto, ovvero l'onorevole Mario Casilli. Ovviamente parlavamo poi del dottor Ambrosio e del dottor De Lorenzi, che con il numero di preferenze si sono contraddistinti. Analizzando un'analisi così dei flussi, abbiamo visto che per arrivare poi al discorso delle comunali, partiamo dalle regionali, e quindi una differenza a terzigno di voti tra una scheda e l'altra, quindi tra scheda per le regionali, dove molti partiti hanno perso, poi passando alle comunali e c'è stato un pochettino di... c'è chi ha perso qualcosa in più, c'è chi ha perso qualcosa in meno, e quindi Forza Italia ha perso pochissimo, intorno ai 300 voti, il PD pure ha perso poco. Però ci sta il Movimento 5 Stelle, per esempio, che c'è una netta discrepanza tra i voti che hanno preso alle regionali a terzigno e quelli che poi in effetti sono usciti per di liste, ovviamente, e quindi per quelli che sono poi stati al candidato, insomma, che sosteneva. Parliamo sempre di voti di lista, per cui i 330 voti, diciamo anche i numeri dei voti alle comunali, quindi il 3,57%, invece contro un trend regionale a terzigno molto più alto, insomma intorno ai 1000, mi pare di aver
voti, se ricordo bene. Pare che siano 1200, però qua su questo problema dei voti qua c'è un sono sorto un poco di interpretazioni. Io vorrei capire, ma si può sommare il numero dei voti riportati sulla scheda regionale, quello sulla scheda comunale? Perché qualcuno si ritrova 77, 80 voti in più, 90 voti in più. Non vorrei che fossero uscite le regionali e quindi c'erano chi le pure voti su, e quindi giustamente li recrimina questo voto. A questo punto bisogna suggerire un ricorso, perché io già ho saputo di manifesti o di ricorsi alla mandamentale, e quindi a questo si riferivano le voci e le indiscrezioni di ricorsi urgenti alla mandamentale per voti dati alle regionali. Insomma, cioè, sapevo di un qualcosa. Antonio. Sono in corso ricorsi da parte di chi ritiene di aver avuto voti probabilmente annullati che non dovevano essere annullati. Volevo però giusto spendere un minuto sull'analisi di Lucio. Io sono convinto che ogni elezione è un'elezione a parte, a sé stante, perché io ritengo che l'elezione comunale abbia una validità diversa da quella che può essere l'elezione regionale oppure quella per le politiche. Quindi ritengo che magari il risultato delle 5 stelle alle comunali si possa solo in parte paragonare a quello che è, diciamo, il dato regionale, così come per quello che dicevi per il Partito Democratico, che comunque rispetto ai 5 Stelle ha un calo fisiologico, e lo stesso discorso vale per Forza Italia. Per quanto riguarda quello che diceva Salvatore, invece, pare che ci siano stati molti candidati votati alle regionali, e questi candidati praticamente recriminano questi voti e si stanno attrezzando affinché li possano recuperare, perché poi magari in una battaglia magari al TAR o al Consiglio di Stato, affinché gli vengano riconosciuti. Io ho anche altre notizie. Pare che ci siano candidati che fanno il manifesto dicendo che sono stati comunque eletti consiglieri, perché non fa niente. Qua ognuno si inventa una cosa, loro si sono inventati, si vogliono inventare, che a prescindere dal risultato loro sono dei consiglieri. Risulta anche a te? Ci sono consiglieri comunali che staranno dentro se vince il candidato sindaco X, staranno fuori se questo candidato sindaco X non dovesse vincere. Però per pochi voti potrebbero stare dentro anche nel caso in cui dovesse perdere questo candidato sindaco X. E allora, siccome sono fatti dei calcoli e pare che sti voti ci stanno tra le regionali e le nulle, probabilmente stasera esce un manifesto di ringraziamento in quanto il paese li ha voluti all'interno del civico consesso, perché è così praticamente. Quindi non dobbiamo più dar conto a quelli che sono i risultati che usciranno dalla mandamentale, ma noi ci svegliamo una mattina e ognuno si inventa i voti che ha avuto, e questo è veramente... Per esempio, io ho fatto un rapido calcolo, avrei dovuto prendere, se non mi sbaglio, a queste elezioni comunali, nonostante non fossi candidato, 95 voti più 261, 200, 300, 356 voti, quindi diciamo un risultato eccezionale, caro direttore. E quindi stasera vuoi fare un grande manifesto da non candidato, grazie per 350. Perché abbiamo il buon Carillo Raffaele con 95 voti nel Partito Democratico e il buon Carillo Salvatore con 261 voti nella lista civica Terzini, che sono stati votati. E poi ho smancato, chiedo scusa tra l'altro alla mia cugina, diciamo, a Carillo Autilia, la quale ovviamente ha preso 307 voti oltre il Vesuvio, e in tutti e tre i casi si votava solo con Carillo, perché non c'erano casi di omonimia nella lista. Quindi Carillo è il più eletto di Terzigno con oltre 900 voti. Abbiamo superato le più rose aspettative, signori. Poi c'è anche una Carillo Bruna con un voto, quindi praticamente anche lei, che praticamente con un voto può partecipare con solo Carillo. Sei il candidato più votato delle comunali a Terzigno. Chi lo mantiene va a De Simone, che si è fregiato del mister preferenze terzignese, insomma, che ha con i suoi... Ho triplicato De Simone, quindi. Benissimo. E poi tu che dicevi che le elezioni non vanno accomunate, in questo caso le elezioni vanno accomunate. Prendi scheda rossa, grigia, verde, metti insieme comunale, regionale e vedi che i voti ci stanno. Vedi quante persone hanno scritto Carillo su quelle schede. Fate un po' il conto, metti pure le regionali, arriva a 1 miliardo, andando proprio alla grande. No, io sono d'accordo con quello che dicevi tu prima, ritornando un attimo al discorso serio. Ogni elezione fa storia a sé, però quando ci sono elezioni insieme con la stessa scheda, bene o male, uno, è vero che il voto, insomma, ideologico, non ideologico, quindi vota su una scheda comunale diversa da quella regionale, però allora, se vogliamo fare allora un ulteriore discorso, è anche
le europee che ci sono state l'anno scorso, per esempio a livello regionale, andate a vedere, analizzavo prima un pochettino sempre questi flussi, pare che addirittura, non so il PD per esempio, non so quanti voti ha perso, ma un enorme, allora sono, capisco che non sono paragonabili, però bisogna capire anche che ci sono, quando si votano insieme, due schede, uno butta la croce di là, la butta di là e scrive il no, poi che si sbaglia lo scrive di qua e di là, vabbè, insomma, poi si fanno i manifesti per questo. Diciamo che in questo caso c'è stato un reflusso, perché giustamente questi voti sono stati persi perché qualcuno si è riproposto e per favore no, basta con questo PD, hanno votato Vescienz e basta, lo vogliamo capire, no? Voglio la fontana a piazza Santa Lucia, Vescienz in piazza, per questo lui ha promesso di interessarsi di nuovo ad un probabile condono, perché insomma tutte le fontane che devono uscire a Napoli saranno tutte da condonare. Non è così perché questa riduzione di voti, come dice il buon direttore, questa riduzione dei voti c'è stata in tutte le regioni, ma per un semplice motivo, e qui non è che hanno votato Vincenzo De Luca, perché ogni candidato alla carica di presidente della regione aveva almeno due liste civiche a sostegno che hanno eroso voti al Partito Democratico, e quindi per esempio in Campania c'era Campagna in Rete e Campagna Libera Vota De Luca, e poi c'era il Partito Democratico, caro dritto, è così. Sei un delegattone, ti stai arrampicando su uno specchio bagnato, ma non fa niente, io ti perdono perché ti voglio bene. Renzi, due candidati aveva messo lui, hanno perso alla grande in Liguria e in Veneto, quindi lascia stare, no, lasciamo stare Renzi, ti prego, torniamo a Renzi di noi altri, perché noi qua a Terzigno teniamo dei casi più unici che rari, perché veramente usciranno manifesti di ringraziamento per chi è in pectore consigliere sperando nella vittoria di qualcuno, ma già si dichiara consigliere, usciranno i ringraziamenti di chi ha conteggiato anche le schede non valide, per chi vorrei capire, si sono messi magari sezione per sezione per contare le schede non valide e farsene assegnare dopo, quindi farà un ricorso, non farà un ricorso, non lo abbiamo capito, quindi praticamente Terzigno è un caso a sé, e che sia un caso nazionale lo dimostra il fatto che, come abbiamo detto prima, qualche fandino ha perso tantissimi voti, e mi fa piacere che ci sia un, come dire, fandini che tirano di più anche non avendo scranni importanti in quel di Roma, perché poi ci sono dei fandini che si fanno la corsatella di provincia e fandini che invece corrono a livello nazionale, però poi magari sulla corsa locale scivolano e possono anche cadere, e può succedere l'imprevisto anche al grande fandino. Che cosa dire? Noi stiamo aspettando sicuramente questo ballottaggio non tanto perché dobbiamo scoprire chi vince questa battaglia elettorale del sinistro, ma perché durante questo ballottaggio scopriremo quale fandino salta da un cavallo all'altro, chi è più contento di andare a fare il consigliere comunale o chi è troppo scontento che nonostante possa andare a fare il consigliere comunale invece di votare il suo sindaco voterà qualcun altro. Noi dobbiamo scoprire tante cose, no, ma perché noi ci dobbiamo formalizzare su sto 40% 20% del PD? Perché il caro dritto ti toglie il microfono diretto, qua dobbiamo comprare un altro microfono, la prima cosa. La seconda cosa, la realtà è che dall'8 dicembre 2013 il Partito Democratico di Renzi ormai governa tutta l'Italia, tutte le regioni, e quindi praticamente ha avuto sicuramente un miglioramento rispetto a quel Partito Democratico che ormai per fortuna non esiste più, a mio avviso. Poi andiamo ai fandini locali, caro direttore. Quello che io voglio notare però è che c'è un fandino che è stato capace di operare affinché diciamo un grande della politica stesse in panchina e non si presentasse a queste elezioni, e poi addirittura è riuscito a battere il fandino che era in competizione con lui nella lista a sostegno di un candidato sì. Antonio, aspetta, però fermati un attimo qua, però non devi, perché questo fandino di cui stai parlando, non del chi ha vinto ma di chi ha perso, mi dicono che lui abbia puntato su altri fandini, ha fatto fandino e fandinielle, per cui dopo alla fine dice che non è così. Questo è quello che va dicendo, infatti pare che i fandini della sua lista, o meglio della sua carrozza, della sua scuderia, caro direttore, si siano un attimino diciamo in dispetto
riflettendo rispetto a questa cosa, perché lui insiste che per aiutare gli altri fantini un po' in difficoltà è stato battuto dalla sua lista dall'attuale fantino di razza della scuderia, diciamo, di Old Mechon. Allora adesso forse mi è parso di comprendere. Qui c'è qualcuno che ha fatto molta solidarietà, si è speso anche in favore degli altri, ha trovato forse altri fantini per la scuderia, perché pare che a un certo punto questa scuderia mancasse di fantini, per cui lui ha detto: vabbè, non preoccupate, conosco altri fantini, ve li porto io. E poi adesso si sta lamentando del fatto che questi altri fantini abbiano ottenuto qualche risultato, e quindi lui dice: ho preso di meno perché hanno avuto gli altri fantini. Pensava che fossero fantocci e non fantini, invece questi si sono rivelati dei fantini capaci di essere protagonisti. Ma guardate, io devo dire che i fantini qua ce ne sono stati tantissimi, i cavalli ce ne sono stati pochi, non sappiamo alla fine come finirà. Però torniamo un attimo ai candidati di Terzigno. Ci sono state le elezioni a Terzigno, non so se voi lo sapete, siete stati a conoscere, ma tu hai votato? Antonio, hai votato? Io ho votato, e per fare il mio dovere sono tornato anche dal mare, perché penso che ognuno di noi deve esercitare il proprio diritto dovere di voto. Ma certo, sicuramente, quindi invitiamo a farlo anche per il 14 giugno, perché è importante. Prima di siamo passati dai fantini, io volevo un attimo parlare dei candidati, i cinque candidati che hanno preso più voti. Facciamo anche un po' di cronaca elettorale, perché sennò parliamo solo di fantini, così, di cose che non si scusate. Il primo eletto, abbiamo già detto, Giuseppe De Simone con 839 voti. No, mi vuoi far arrabbiare, ma scusa, c'è un manifesto di ringraziamento, 380 voti, come che sto primo eletto Giuseppe De Simone? Ma se puoi fare ricorso un attimo, dobbiamo capire un attimo se ci sono ricorsi in atto. E i 1000 voti miei, scusa, dove li mettiamo? Diretto, ma che notizie dai? Ma i miei sono voti non validati ancora, quindi dobbiamo alzare le mani. I 339 voti di Giuseppe De Simone. Poi abbiamo ex eco Francesco Nappo e Autilia Carillo, 307 voti. Poi abbiamo Pasquale Ciaravola, ha preso 303 preferenze. Falciano 279, quindi i grandi esclusi, o perlomeno quelli che hanno deluso un po' le aspettative. Il senatore Domenico Auricchio, 265 preferenze. C'è un consigliere uscente, Felice Avino, 162 preferenze. Un altro consigliere uscente, Giuseppe Del Giudice, che ha racimolato solamente 146 preferenze. Quindi insomma, si parla anche, ci sono anche, Antonio Pisacane, che ne ha preso 89, mi pare. Quindi ci sono vari consiglieri uscenti che hanno un po' deluso in questa tornata. Forse ci sono stati apparentamenti, insomma, non capiamo bene le motivazioni, perché insomma hanno fatto l'amministrazione, quindi come sempre c'è qualche uscente non rientrante, e vabbè, ma questo è stato il gioco dei numeri. Io piuttosto devo sguinzagliare un po' i miei informatori, perché a questo punto mi urge sapere l'accoppiata votata dal Carillo, perché ha ottenuto il voto da una persona che fino a poco tempo prima stava un po' sciacquandosi nell'acqua il piedino, faceva ciacchi ciacchi, sei tornato soltanto per votare. Non so il candidato sindaco, non lo voglio sapere, ma i due consiglieri sono dei fortunatissimi, cioè hanno in te una persona. Anche perché qui, soprattutto nella coalizione che perde, si sta dentro per un voto e si sta fuori per un voto, quindi il mio rientro dal mare potrebbe essere determinante. Io volevo dire però una cosa: l'analisi del voto delle preferenze del direttore, come al solito, sempre puntuale, poi ci sono delusioni e delusioni, a mio avviso. Infatti ne faceva accenno Salvatore, delusioni magari in numero di preferenze rispetto alla passata tornata, dove qui ovviamente prendere i voti doveva essere anche leggermente più facile, perché magari c'era la doppia preferenza, quindi quando si entrava magari in una famiglia, oppure si andava da amici che già erano impegnati magari o con un uomo o con una donna, si poteva quindi chiedere la preferenza se si era di un genere diverso, opposto a quello che loro già votavano. E poi ci sono altri tipi di delusione, cioè appunto quella dei consiglieri comunali uscenti, non rientranti. E a tal proposito bisogna, a mio avviso, complimentarsi in particolar modo con Giuseppe De Simone, che è l'unico quindi consigliere comunale uscente che è stato riconfermato a prescindere dal ballottaggio. C'è qualcuno che, per poter essere riconfermato sia nell'uno che nell'altra coalizione, deve aspettare il ballottaggio. A voler essere un po' cattivi con il buon dritto, c'è da dire che un altro consigliere uscente rientrante potrebbe essere la dottoressa Falciano, che quindi, come viene indicato spesso sui social network, la moglie di facciamo i complimenti però ai
consiglieri più votati, che sono... Forse sarebbe il caso, visto di chi stiamo parlando, che si cominciasse a dire che è dritto il marito di, e la smettiamo con Falciano, la moglie di. Va bene, sono vicende familiari che diciamo andiamo a chiarire poi successivamente. Facciamo i complimenti però ai consiglieri comunali votati, già eletti, quindi quali sono, caro direttore? Se non sbaglio abbiamo detto il buon Pasquale Ciaravolo con 303 preferenze, già è consigliere comunale. Il senatore Domenico Aurichi, il quale nonostante la forte delusione è già consigliere comunale. Se non erro, la dottoressa Falciano, Giuseppe De Simone e Carillo Autiglia. Poi la Sabella. Poi ci sono i due candidati sindaco che hanno superato il quorum, Serafino Ambrosio e Enzo Aquino. Quindi per adesso, al di là dei due candidati sindaco in ballottaggio, di cui uno diventerà consigliere e l'altro sindaco, gli eletti a prescindere dai risultati su Ciaravola, il senatore Auriccio e Sabella per Forza Italia, Giuseppe De Simone, Jenny Falciano per la lista Mivar Sindaco, la dottoressa Carillo per Oltre il Vesuvio e poi Enzo Aquino e Serafino Ambrosio. Poi ovviamente possiamo dire anche chi sono gli eletti in caso di uno o l'altro candidato al ballottaggio, per cui se vince il ballottaggio Francesco Ranieri si aggiungono Antonio Mosca, Francesco Napo, Salvatore Carillo, Giovanni Bonavita, Angelo Annunziata, Maria Di Martino, Antonio e Antonio Vaiano, oltre poi ad aggiungersi ovviamente Stefano Pagano, che avrebbe perso il ballottaggio. Dall'altra parte, se vince il ballottaggio Stefano Pagano, si aggiunge, oltre ovviamente a Francesco Ranieri, Tina Ambrosio, Luigi Canestrino, Luigi Di Prisco, Felice Avino, Saverio Pagano, Giuseppina Ardizio e Antonio Pisacane. Questo ovviamente fatto salvo i dovuti, insomma, gli eventuali apparentamenti che dovrebbero esserci. Quindi aspettiamo di vedere questi ballottaggi e poi insomma sicuramente avremo modo di capire come andranno, chi siederà in consiglio comunale. Questa volta saranno 16 consiglieri comunali, 4 gli assessori, quindi per la prima volta ci sarà un consiglio comunale e una giunta a ranghi ridotti e quindi insomma valuteremo. Ovviamente, volendo ritornare sul discorso delle preferenze e quindi delle belle sorprese, quindi di affermazioni diciamo eclatanti o comunque delle new entry che hanno avuto affermazioni importanti, possiamo citare il caso di Salvatore Carillo, del giovanissimo Antonio Mosca. Antonio, tu... Ah no, poi io vorrei fare un complimento anche a Mariella Stanziano del Partito Democratico, che ha avuto 233 preferenze. Maddalena Napo, l'avvocato Canestrino, che anche lui era la sua prima esperienza, ha fatto una bellissima figura. La signora Luigia Di Prisco, che era la sua prima esperienza. E poi io vorrei fare un complimento alla signora Giuseppina Ardizio, la quale in quella lista, che come avevamo anticipato le altre liste della coalizione di Pagano non erano molto forti, una lista quindi non ben attrezzata, ha avuto a mio avviso un ottimo riscontro. Ci sono ancora altre bellissime sorprese, tra cui vabbè, l'imprenditore Carillo Salvatore, l'hai citato tu, ha avuto un risultato eccezionale. Poi rispetto alla volta scorsa, caro direttore, per quanto concerne le delusioni, giusto perché è necessario citarli tutti, a mio avviso anche inoltre il Vesuvio c'è stato qualche candidato che rispetto alla volta scorsa, per esempio il buon Massimo Annunziata ha avuto un numero di preferenze sostanzialmente e sensibilmente inferiore rispetto alle elezioni del 2010. L'abbiamo citato il dottor Del Giudice, abbiamo citato altri candidati che avevano, come si dice in gergo, la volta scorsa sbancato. Anche nella lista civica Terzigno, rispetto alla volta scorsa, ci sono state delle defiance, tipo l'imprenditore Amendola Giuseppe, rispetto all'ultima volta ha avuto molti meno consensi, così come anche il dottor Annunziata Angelo nella lista campana. Quindi diciamo che l'elettorato, fatte le dovute eccezioni, ha deciso di
di scegliere, di sostenere altri candidati alla carica di consigliere comunale. Diciamo che c'è stata la possibilità, la gente l'ha accolta, di poter scegliere candidati nuovi, in alcuni casi invece di confermare candidati che poi hanno avuto molto più voti anche rispetto alle scorse elezioni, perché se non vado errato lo stesso Giuseppe De Simone ha avuto un risultato più brillante delle ultime elezioni, se non vado errato, ma credo proprio che abbia superato i voti delle ultime elezioni. Ci sono molte delusioni, ma quelle quando si eleggono soltanto 16 consiglieri comunali, 10 di maggioranza, 6 all'opposizione, tra cui ci sono anche i due sindaci che già occupano un posto perché hanno superato il quorum, diventa veramente difficile poter accontentare tutti. Certo è che qualcuno si aspettava messe di voti, nonostante ne vengano millantati altri assommando voti inesistenti, ma c'era chi se ne aspettava 500-600 e ha avuto meno della metà, che ci vuoi fare? Certo, poi dopo l'importante è sedersi in consiglio comunale, ma quello che però dico io personalmente è che non importa soltanto sedersi in consiglio comunale, ma anche conosci il funzionamento del consiglio comunale e intervenire in consiglio comunale. Credo che in alcuni casi godremo di interventi muti e quindi torneremo a film già visti, di mani che si alzano a comando, scattano, magari si risvegliano e alzano la mano, ma le voci non le sentiremo. Speriamo di non avere molti guardaline, diciamo, in consiglio comunale che a rilevare i fuorigioco, quindi caro Dritto. Un'altra secondo me candidata alla quale bisogna fare i complimenti è anche l'avvocato Tina Ambrosio, che nella lista di Forza Italia ha avuto un eccellente risultato. Ovviamente non vorremmo far dispiacere nessuno, soprattutto quelli che si sono distinti e magari non vengono citati, perché per esempio citavi il giovane Muscanto, ma ti è sfuggito la Di Martino Maria, la quale alla sua prima esperienza ha avuto, diciamo, un risultato eccellente. Poi è chiaro, qua siamo in una trasmissione scherzosa, ci sarebbero analisi più serie da fare, però è un segnale evidente che i giovani sono stati premiati e magari le donne sono state premiate da questo nuovo sistema elettorale. Ci volevo arrivare, perché proiezioni fatte. Se dovesse vincere Ranieri ci sarebbero 5 donne in consiglio comunale, ma se dovesse vincere Pagano addirittura 7, quindi penso che i maschietti questa volta, forse la prossima volta qualcuno vedrà bene come funziona questo voto e non permetterà troppi accoppiamenti strani. Diciamo che il cosiddetto colpo in testa non si è fatto, diciamo gli uomini hanno votato le donne, hanno fatto votare le donne e sono stati leali, secondo una tua analisi. Secondo una mia analisi sì, non è che siano stati leali, forse non hanno compreso che girare anche soltanto 20-30 voti ad una candidata donna, ma la candidata donna se le sarà fatti girare da più parti 20-30 voti, per cui alla fine pensavano di partire su uno stesso livello e si sono trovati superati, perché tra l'altro è la legge che consente questo, la legge che ha voluto questo, quindi comunque vedremo 5 donne almeno in consiglio comunale. Detto questo, ci avviamo verso la conclusione. Le liste sappiamo quali sono a sostegno. La lista più votata a Terzigno, che è anche un partito, è la lista di Forza Italia, che ha raccolto il 22,20% dei consensi. A seguire non c'è un partito, così come è stato detto in alcuni messaggi sui social, ma c'è la lista Francesco Ranieri col 18,6, e poi c'è il Partito Democratico con il 10,69, a seguire poi tutte le altre liste. Allora però chi vuole fare la polemica sui social non ha compreso che la lista civica è comunque un voto non dato ad un partito e quindi un voto civico, che non si riconosce nel partito tradizionale, quindi potrebbero anche evitare di fare polemiche stupide, forse non sanno nemmeno di quello che stanno parlando, perché chi si propone civicamente, come ha fatto Francesco Ranieri, che non ha l'appoggio di alcun tipo di partito tradizionale, le sue 5 liste capisco bene, sono tutte 5 le liste, che poi il candidato sindaco possa fare riferimento ad un partito o all'interno ci possono essere, io parlo della lista civica. La lista civica comunque presuppone l'avvicinarsi alla politica di intelligenze diverse,
E il fatto che ci sia un grosso rinnovamento all'interno del Consiglio Comunale lo certifica e lo testimonia. Vabbè, rinnovamento che viene ovviamente da più parti, su questo bisogna essere chiari e bisogna complimentarsi anche con tutti i candidati alla carica di sindaco, tutte e sei, e adesso in particolar modo con quelli che sono rimasti per il ballottaggio, che hanno saputo in un modo o nell'altro favorire un rinnovamento, perché vedremo un Consiglio Comunale con molti volti nuovi e vedremo soprattutto un Consiglio Comunale che avrà o 5 donne o 7 donne a fronte di un consiglio comunale uscente in cui il numero di donne era pari a 0. E questo lo dico magari pure con chi ritiene che questa legge non sia una legge giusta. A mio avviso invece è una legge del tutto valida, perché in qualche modo bisogna favorire l'accesso alla donna al mercato del lavoro, alle cariche manageriali delle aziende, alle cariche pubbliche e di conseguenza anche alla politica. Se tutto questo passa per la doppia preferenza, ben venga, però in questo modo io ritengo, perché l'ho sempre sostenuto, che una presenza femminile in un civico consesso può far sol bene e non il contrario. Ma certamente, Antonio, questo sicuramente anche questo tema è stato proprio pochissimi giorni fa un motivo di acceso dibattito anche su un social terzignese, dove proprio si metteva chi, appunto, ci sono stati due schieramenti, ovviamente chi era a favore e chi era contro, chi la vedeva come un'ulteriore marcazione della debolezza delle donne e quindi non avere bisogno assolutamente di un aiutino, come si suol dire, e quindi di una legge che possa dare un contributo, insomma, in questo senso, o magari chi, appunto, come te giustamente diceva di fare. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Prima di chiudere, prima dei saluti, siamo fuori tempo massimo, lo sappiamo, abbiamo sforato. Io voglio che la prossima trasmissione sia un toto assessori, basta con queste quando è pigliato il PD, ci sta il PD, non ci sta il PD, ma che ce n'è un po' altro il PD, direi il toto assessori, voglio i nomi, perché qua già circolano il gossip, diretto il gossip. Io conosco il nome dell'assessore alla cultura, però lo tengo per me. Ok, allora, detto questo, andiamo verso la conclusione, perché abbiamo sforato il tempo massimo della trasmissione. Ne proporremo una sicuramente dopo gli apparentamenti ufficiali, ufficiosi o come saranno, per discuterne ulteriormente in maniera assolutamente equidistante dai due e il rispetto della par condicio. Caro Lucio, ma vogliamo autoesaltarci un po'? Avevamo detto l'accoppiata finale, l'avevamo detto e abbiamo indovinato l'accoppiata finale. Avevamo detto o non avevamo detto che qualcuno era la delusione di questa elezione? E lo è stato. Avevamo detto o non avevamo detto che qualche lista che veniva derisa avrebbe comunque preso il consigliere comunale? Allora, questa è una trasmissione seria, caro direttore, che sa fare le analisi politiche e resterà in piedi anche dopo questo ballottaggio. Avevamo indovinato tante cose, forse secondo me abbiamo indovinato anche chi le vince, ma lo abbiamo scritto, sta tutto posato, il direttore è testimone, la nostra busta è chiusa, la apriremo il 14. Sigillo c'è stato questo. Detto questo, io vi saluto Antonio Carillo e saluto Salvatore Annunziata. Buonasera a tutti, un abbraccio al direttore e tanti saluti a Salvatore. Grazie, saluto. Vi saluto, alla prossima, buonasera a tutti.